Buongiorno a tutti, bimbi. Eccoci ritrovati per ascoltare una nuova storia. Non è una storia di Natale, ma una storia con la neve. Si tratta di questo libro. È la storia di un bambino e del suo cane, che un giorno escono a giocare nella neve. Ma escono a fare una cosa che per i bambini è molto molto importante. Avete voglia di ascoltarla? Bene, allora adesso 1, 2, 3, bocca chiusa adesso è. Oggi vi leggerò il piccolo lettore. Il piccolo lettore ha un cagnolino, una valigetta e una slitta rossa che trascina nella neve con una lunga corda. Lui è molto forte. Il cagnolino saltella, poi corre, va avanti, si gira, arriva in cima alla collina e aspetta il piccolo lettore. La collina è alta e la cima ancora molto lontana. Ma passo dopo passo, finalmente il piccolo lettore, eccolo lì, in cima al mondo. Sono arrivato! Grida il cagnolino. Giocano, saltano, costruiscono un pupazzo a forma di cane. Fa molto freddo in cima al mondo, ma hanno bevande e pane per tutti. Continua a nevicare. Quando non è rimasto più niente da bere e da mangiare, si avvicinano e il piccolo lettore dice: ecco, è arrivato il momento. Lentamente apre la valigetta. Un libro, il più bello di tutti. Due buoni amici, dice il piccolo lettore mentre apre la prima pagina del libro. E il cagnolino vicino vicino aspetta. E il piccolo lettore comincia a leggere. Legge fino all'ultima pagina, fino all'ultima parola. Poi abbraccia il suo cagnolino e dice: due buoni amici, proprio come noi. Ripone il libro, richiude la valigetta e si lancia giù per la discesa con la sua slitta. Scendono veloci, sempre più veloci, fino in fondo alla collina, fino in capo al mondo, fino a casa. Insieme. Questo libro fa parte di una collezione che faccio proprio per passione. Libri che parlano di lettori. Tutti i libri parlano ai lettori e agli ascoltatori, ma i libri che parlano di lettori mi piacciono molto. Spero che vi siate ritrovati in qualcosa che riguarda anche voi. Adesso ci salutiamo nel solito nostro modo, una mano su una spalla, una mano sull'altra, stringiamo forte forte l'abbraccio di tutti i bibliotecari e le bibliotecarie e anche il mio.